Eccoci di fronte all'ingresso della Facoltà di Architettura dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Abbiamo portato uno scatolo, delle attrezzature. I ragazzi non sanno ancora cosa sta per succedere, ma stiamo per fargli costruire qualcosa con le loro mani. Così vediamo se sono dei bravi architetti. Vi presento Esther. Grazie. Ecco, la mi è capitata di oggi. Lei non sa ancora cosa dovrà fare. Fantastico. Vieni incastrato. Abbiamo portato un po' di materiale, lo vedi là, dentro quello scatolo, per vedere se siete dei bravi architetti. Secondo me no, falliremo. Aspetta. Possiamo fallire. Quante persone servono? Andiamo. No, non fa male. Dobbiamo rubare qualcos'altro. Ci servirebbe una chiave per un progetto, per lavorare un progetto. Non è che noi possiamo dare le chiavi, certo, a chiunque viene. Senza dubbio. Ovviamente, certo. Senza dubbio. Perché sennò tutti gli studenti, le aule erano tutte occupate. Vogliono stare tutti qua all'università? 8. Sì, tanto non... Ti piace l'aula 8? È perfetta. Esther, ti ho fatto prendere un cazziatone. Chiaro. Ma tanto ci siamo abituati. Scendere? Qua perché ci stanno queste cose attaccate? Perché ci sono le lauree. Tradizione che il laureando viene umiliato. Umiliato? Qui c'è l'Open Day. È un riassunto delle attività che si svolgono durante l'anno. Dice, questi sono prodotti degli studenti. Quindi quelli che sono negli espositori sono i prodotti degli studenti dei vari corsi. Dal primo anno fino al quinto anno. Quindi ora ne aggiungiamo un altro con Yamo. Faremo un prodotto da mettere qua col cartone. Si potrebbe fare, sì, scapperanno tutti, questa è una macchina infernale. Anche noi saremmo dovute scappare prima del tempo. Stai sbirciando in aula? Sì. Il professore si arrabbia. Ah sì? Anche qui si cammina parecchio, eh? Non avendo tempo per andare in palestra, l'Ateneo ci pensa. Eccola, la nostra aula A8. Doppia vergogna. Michele. Esther e Ileana. Questo è il vostro kit, lo starter pack dell'architetto. Due squadrette, due fogli di carta, una matita, le forbici, lo scotch, della colla, un taglierino, poi tutto questo scatolo per costruire qualcosa via a questo esperimento. Delle telefonate. Vediamo se... Siamo abituati a lavorare in squadra, quindi... Già hai messo su il progetto. Allora, se si capisce è un disegno, un progetto. Se non si capisce è design. Aspetta. E fai quattro lati uguali. Qual è l'idea, quindi? Volevo fare l'archetipo della casa. Non sogni, ma solide realtà. Senti, ma regge questa cosa? La casa o il tavolo? No, il tavolo. Praticamente mi sto appoggiando. Perché se non regge la casa abbiamo qualche problema di fondo. L'architettura è come l'amore, si fa insieme. Ma questa non è un'università, questa qua è una grande famiglia. Non sono frasi fatte, però è vero che è una grande famiglia. Lo vedi quando i professori, dopo un mese, due mesi, iniziano a chiamarti per nome. Quindi non sei una matricola, sei uno studente, sei una persona. Non sei un numero. Quindi per questo è bello. Ti chiamano pure i professori? No, è la fidanzata che è gelosa quando lascia interviste. L'hai fatta la casa per la fidanzata? Sì. No, però è un monolocale giusto per lei, per me no. Ah sì, ti cacci fuori direttamente. Sola, sì. Fidanzata, stai a quarta. Qua sono le pareti laterali, come dovrebbe essere in pianta, facciamo anche un piccolo accesso così che... Se no contiene spazio non è architettura, quindi... Ok, come si chiama quello? Design? Io dovrei passare prima il progetto all'ente sovrintendente, che sarebbe il comune. Vediamo se rispetta le norme tecniche di attuazione. Le distanze dai confini non me le segnate. Non c'è un lotto. Non c'è un lotto. No. E quindi dove la collochiamo? Nello spazio. Qua direi, spazio. Qui, su questo tavolo. Ok. Michele, praticamente, ha fatto questo e si è lavato le mani, come? No, la responsabilità è sua perché c'è la sua firma. Ah, ok. Quindi se ha sbagliato qualcosa, Michele. Se la casa cade, sono fatti suoi. Okay. E quindi vado dalla ditta esecutrice che già si è portata avanti con i lavori. Mi metto l'elmetto e gli do anche io una mano per costruire queste archetti. Io non so mai come si taglia questa cosa. No. Manualità zero? No, ce l'ho. No, un po' di manualità ce l'ha pure Michele. Sì, dai. Sì. Mi hai detto quattro pareti uguali, sto tagliando le due da qua. Ah, ok, va bene. Come i bambini, perché noi coloriamo, disegniamo, ritagliamo e queste cose poi le realizziamo veramente, si spera. Quindi, se volete ritagliare, colorare, eravate degli appassionati di Art Attack. Oh, lo stavo dicendo. Ok, chi è appassionato di Art Attack si iscrivesse in architettura. Assolutamente sì. All'Università Mediterranea, perché siamo di meno, riusciamo a seguire meglio, a essere seguiti meglio da Giovanni Mugiaccio. No, in realtà perché hanno più colori a disposizione per ciascuno. Certo. Esatto, il numero di colori non volevamo svelare il nostro segreto. Abbiamo imparato innanzitutto che la collaborazione è la carta vincente per poter
realizzare al meglio qualsiasi cosa, portare a termine qualsiasi, raggiungere qualsiasi obiettivo. Bisogna fare team, insomma. Assolutamente sì. L'architettura è composta da tanti esami che si fanno in gruppo, quindi e si imbrogliano i team in li gruppo. Abbiamo già testati. Michele, mi senti, potresti prestare il taglierino perché sono leggermente in difficoltà, sta venendo una porta molto brutta. Competitivo, queste cose per controllare i confetti. Ah, i confetti, è vero. Poi ci cadono i confetti. E allora la porta lo dovevi fare. Vedi a cosa serve la laurea in architettura. La porta, ad aggiungere la porta. Abbiamo appena terminato l'archetto. Questa qua sarà la bomboniera che Ileana consegnerà al professore. L'abbiamo lasciato un po' aperta perché ci siamo ispirati alla casetta di Heidi, quando aveva quel buchino che... dove passava il vento e soffiava. Il vento, e c'era l'uccellino che... Ah, okay. Cip, cip, là, che... Heidi! Bisogna che Ileana si laurei prima di dicembre, perché se una botte di vento cade tutto. Ti lauri prima di dicembre? Eh sì, perché se no le bomboniere non le posso usare. Non posso usare le dai, bomboniere. È forte. Vediamo qua, mettiamo le dritte, se no il genio civile. Io ho una sedia per la giuria. Ah, c'è una giuria? Certo, la giuria deve dare anche un voto. Certo, non lo vorremmo incollare perché vorremmo che fosse... È un edificio flessibile. Una quindi... residenza sia invernale che estiva. Ah, quindi di... Non un trullo. E fa un po' di materiale. Ma che figura ci facciamo? Aspetta, puliamo, ma questo è il contesto. Ma sì, il contesto, però... Ma alla fine bisogna pure pulire. Ma studiando architettura bisogna imparare a fare tutto. Tutto? Tutto. Tutto. Compreso dalla... pulire. Dal disegnare, al ritagliare, allo sporcare, al pulire. La porta d'ingresso si apre sempre verso fuori, però visto che il nostro è un prototipo, allora apriamo anche verso dentro. Siamo arrivati al momento delle votazioni finali, ok? Sì. Così è funziona. No, facciamolo funzionare. Ma i prof così fanno? Mettono i voti nelle palette? Magari. All'Università Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, saperlo fare. Tre. Ma perché... C'è uno e due, quindi è voto più alto. La motivazione perché in meno di mezz'ora siamo riusciti a recuperare il materiale, ad avere le chiavi, che è stato il passaggio più burocratico, più impeditivo, avere una stanza, fare il progetto, eseguirlo, metterlo in funzione e poi venderlo. Lo venderemo? Io ci voterei un 2, perché siamo stati colti di sorpresa. Ah. Io voto 3 per lo sforzo, proprio perché le premesse sono, ok, andiamo a fare un progetto, come? Direi tutti e tre le palette insieme, quindi 123 il mio voto. Iscrivetevi e... Tutto molto divertente. Ci sono loro. Poi siamo noi sempre in giro. Vi insegniamo a fare le casette d'inverno d'estate e le bomboniere. E le bomboniere, perché qua tu ti immatricoli, già ti danno la bomboniera per la laurea. In architettura siamo così avanti che quando ci voltiamo dietro vediamo l'avanguardia. Oh, questi ragazzi sono stati proprio bravi, eh? In pochissimo tempo hanno realizzato prima il progetto e poi con le proprie mani hanno costruito questa casetta. Beh, se anche voi volete realizzare qualcosa di simile, potete iscrivervi alla Facoltà di Architettura dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Altrimenti fate come me, che continuo a costruire gli stadi di cartone come quando ero piccolino, ma non faccio l'architetto. Ciao!